È morto combattendo nel Donetsk, nell'autoproclamata Repubblica Filorussa, nei dintorni di Bakhmut, dove le forze di Mosca sono in avanzata rispetto all'esercito ucraino. Elia Pozzolu, 28 anni, era nato a Siena, ma da qualche anno si era trasferito con la famiglia a Milano, dove lavorava come barista. Aveva frequentato i centri sociali, poi nel 2019 aveva deciso di lasciare l'Italia e partire per il Donetsk. Un anno dopo si era arruolato nella milizia popolare, entrando a far parte delle truppe speciali. A convincerlo a partire per difendere i popoli russi erano stati i racconti della nonna, originaria dell'Unione Sovietica. Viveva da tempo in Russia, a Taganrog, una cittadina affacciata sul Mar d'Azov, a pochi chilometri da Mariupol. Era vicino alla community italiana di Fort Russ, molto attiva sui social, a sostegno della resistenza dei popoli russi. Elia Pozzolu, Ilia, come si faceva chiamare su Facebook, è il terzo foreign fighter italiano morto in combattimento da quando è iniziato il conflitto. Prima di lui hanno perso la vita il veneto Edi Ongaro, di 45 anni, arruolato coi filorussi del Donbass, e Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, originario della provincia di Varese, in guerra per l'Ucraina e morto sul campo di battaglia di Kharkiv. Secondo l'ultima ricostruzione della nostra intelligence, gli italiani impegnati nel conflitto in Donbass sono 17, 9 dalla parte degli ucraini e 8 con Mosca. Tra loro c'è chi è partito per convinzione politica, ma anche qualche mercenario attratto dalla paga. E c'è chi è tornato, come Ivan Luca Vavassori, ex calciatore di 29 anni, arruolato nelle fila delle brigate internazionali. E Giulia Schiff, di 23 anni, veneziana, ex pilota dell'aeronautica militare, rientrata nel nostro paese per un periodo di riposo, ma pronta a ripartire.